Sono in carico alla Jessica che potrebbero essere. Io credo che bisogna vendere e si può fare anche quello. Diciamo un'interazione via rete. Io come consigliere di Milano inizio a usare i mezzi pubblici. Ma del bilancio che possa essere diciamo destinata ad attività di proprio del discorso che facevamo prima della trasparenza. Salve a tutti, mi scuso per la voce, purtroppo l'influenza ha colpito anche me. Oggi inizieremo a parlare di controlli e di legalità. Abbiamo chiesto ai candidati se fossero d'accordo col fatto che il senso di anarchia di molti palermitani costituisce sì un danno per l'immagine della città, ma che allo stesso tempo potrebbe essere vista come una risorsa da sfruttare per far cassa al comune da un lato e per avere ricadute positive sul senso civico degli abitanti dall'altro. Sentiamo come la pensano sotto questo aspetto. Sì, questo sicuramente c'è un problema di senso civico. Noi dobbiamo anche, però come amministratori, creare le condizioni affinché da un lato si chiede ai cittadini il senso civico, dall'altro lato noi diamo tutte le opportunità possibili che questo senso civico abbia degli sbocchi. Quando tu giri per il centro storico o anche per la città e non trovi un cestino, e quando tu crei le condizioni, quando tu non realizzi una riqualificazione, ad esempio, di sottopassi e dei Vespasiani di questa città non ci sono bagni pubblici e noi non ce ne siamo assolutamente accorti, eppure ci sono una quindicina di Vespasiani che sono inutilizzati, no, però è una cosa che è considerata normale, per cui tanto ci sono il bar, per cui è normale che non ci sia, mentre anche quelli potrebbero diventare luoghi di reddito, come lo sono in tutte le città turistiche, per cui c'è da un lato il senso civico, dall'altro lato le istituzioni pubbliche devono creare le condizioni affinché questo senso civico abbia, il senso civico è anche poter avere i cestini, per cui devono avere senso civico anche gli amministratori che devono mettere i cestini nelle strade di Palermo. Per cui, tolleranza zero da questo punto di vista e credo anche che un impegno che io intendo, che, diciamo, mi sento di poter prendere con voi e con i cittadini che ci ascoltano è uno il raddoppio dei cestini in questa città, due l'apertura dei bagni pubblici in questa città, i 15 Vespasiani che ci sono, riqualificandoli a costo zero perché si possono fare benissimo con le maestranze e poi io intendo individuare 100 dipendenti pubblici con un bando pubblico, 100 di quelli dei 20.000, a cui assegnare il compito di visionare costantemente in questa città i luoghi dove si è creata una condizione di degrado e segnalarlo puntualmente e intervenire immediatamente. Io quando parlo di luoghi del degrado parlo dalla scritta sul muro con le bombolette alla buca per strada. Ci devono essere 100 persone che avranno anche le segnalazioni dei cittadini, ma che visioneranno, avendo divisa la città per zone, che individueranno l'intervento da fare dentro 48 ore, indicare all'azienda X o alla ripartizione del comune se ne occupa come intervenire ed intervenire immediatamente. Questo è uno degli impegni che penso. C'è il tema del decoro della città, è una delle priorità del mio programma. È una componente vera, l'inciviltà comunque di molti palermitani è una componente della quale io amo molto il palermitano, lo difenderei in ogni circostanza e sono sempre pronto a vedere soltanto gli aspetti positivi. Devo dire che molto spesso il palermitano non aiuta, diciamo, a cambiare le cose. Sono d'accordo sul fatto che ci siano le sanzioni, però l'obiettivo di un'amministrazione non deve essere sanzionare i cittadini, deve essere quello di offrire condizioni e opportunità. Lì dove ti offro condizioni e opportunità e tu non rispetti con opportunità e con condizioni quello che è il bene comune, sicuramente vai sanzionato, ma deve essere la misura ultima, non deve essere l'obiettivo di un'amministrazione. Io vedo quello che sta accadendo ad esempio in queste ore, in questi giorni a Palermo. Ci si veramente accanisce contro ad esempio gli esercenti sull'occupazione del suolo pubblico, su come si regolarizza, si stanno spegnendo delle vie come la via Chiavettieri per fare un esempio. Allora lì c'è un problema di giustizia sociale perché la sanzione arriva, ma dall'altra parte quale opportunità di metterti in regola l'amministrazione ti offerta se non esiste un regolamento per il suolo pubblico, se non esiste un regolamento per la zonizzazione acustica? Allora tu puoi levare i cittadini quando dai, ma quando non dai nulla non puoi sempre vessare, vessare. Certo, se fossero messi in condizione di
trovare alternative, però una politica di tolleranza zero, assolutamente sì, mantenuta con costanza, perché Palermo ci ha abituato a interventi sporadici che non servono Spot. Praticamente a niente. Allora, credo sicuramente che la cultura, diciamo, del senso civico vada inoculata, ma è pur vero che bisogna anche dare l'esempio. Allora, una buona amministrazione che in realtà si fa carico dei problemi della cittadinanza e cerca di rendere un servizio quanto più aderente alle esigenze della cittadinanza, diventa anche spendibile nel momento in cui persegue chi non paga i tributi. Io credo che bisogna utilizzare questo doppio registro. Quello delle sanzioni vanno applicate ed è giusto che sia, anzi ci deve essere un assoluto controllo. Ma dall'altra è chiaro che se il cittadino vede una qualità dei servizi che gli vengono resi che è talmente scadente, anche se in maniera scorretta, è indotto a non, come dire, a non pagare o essere evasore. Io credo dall'altra che comunque un cambiamento culturale a Palermo va anche va fatto, nel senso che la cultura che molto spesso viene tagliata nel momento in cui i bilanci si restringono, e questo vale per tutti gli esempi, non soltanto agli enti locali, ma in tutte, come dire, in tutte le situazioni in cui scarseggiano le risorse, vada invece attenzionata maggiormente. Cultura significa anche inoculare a scuola quelli che sono i concetti di senso dello Stato, senso delle istituzioni. Va fatta attraverso un percorso proprio di formazione e credo che questo vada fatta a partire proprio dalle fasce, come dire, più giovani, cioè dalle scuole e in su. I processi di evoluzione culturale non avvengono in pochi giorni, e bisogna cominciare, bisogna però avere anche la correttezza anche di essere da esempio. Credo che chi amministri deve diventare il primo esempio di correttezza e anche di credibilità. Ma guarda, io credo un po' che faccio sempre l'esempio della madre di famiglia. Io credo che se un bambino è troppo irrequieto, un figlio non rispetta le regole della convivenza civile in famiglia, va rimproverato sicuramente, va ripreso, e la sana vecchia punizione, certamente non corporale, ma la sana vecchia punizione, funziona sempre. Funziona sempre. Allora, quando il cittadino è troppo indisciplinato e nuoce alla comunità, oltre che a se stesso, nuoce alla comunità, va educato. Quindi sicuramente va bene la sanzione, però io credo che la sanzione fine a se stessa non serve assolutamente a niente, perché bisogna vedere perché qualche volta si trasgredisce alle regole. Io credo che spesso si trasgredisca alle regole perché regole non ce ne sono, e poi si arriva alla sanzionatura nel momento in cui la vita prende il sopravvento. Ecco, faccio un esempio, per esempio, che è molto attuale, del centro storico e di questa movida che sta avvenendo, che si sta sviluppando. Come in ogni città, in ogni grande città, in ogni grande città c'è la rioccupazione del centro storico da parte soprattutto dei giovani, che cercano i luoghi di aggregazione, che cercano i luoghi del divertimento, che cercano i luoghi culturali per poter nutrire anche l'anima oltre che il corpo, vorrei dire. Se questo fenomeno viene disconosciuto, non viene accompagnato e quindi non viene neanche regolamentato, poi è facile passare e prendere multe a tutti quanti, però non serve. Non serve, perché è un fenomeno in atto, e come fenomeno in atto se ne deve riconoscere l'importanza, perché, ripeto, se avviene in tutta Europa vuol dire che è un fatto ormai culturalmente esistente e tu non puoi prescindere, è anche gradevole fra l'altro se lo sai guardare nell'ottica giusta, perché fa rivivere centri storici che altrimenti sarebbero completamente abbandonati e degradati, anzi traggono dal degrado, fanno uscire dal degrado questi luoghi e li fanno vivere. È chiaro che questo fenomeno va accompagnato, va regolamentato, e se viene accompagnato e regolamentato poi è giusto sanzionare chi viene meno alle regole. Ma il fatto che esistano delle sanzioni che non vengono fatte perché non vengono fatti i controlli, indubbiamente fa rilassare molto i cittadini, tutti quanti ci rilassiamo se sappiamo di non essere poi sanzionati. Dico, quindi questo è sicuramente la politica dei controlli e quindi delle sanzioni, certamente migliora i comportamenti, dovrebbe migliorare i comportamenti, però secondo me la promozione di comportamenti sani, appunto, nasce anche dalla pubblica amministrazione, e anche nasce dal fatto che spesso noi ci troviamo di fronte a dell'accanimento su alcune fasce di popolazione rispetto alle sanzioni, ai provvedimenti, che si adottano,
e invece l'assoluta indifferenza nei confronti di abusi che altri fanno. Di cui mi riferisco ad una storia drammatica che c'è stata a Nureddin, che si è dato fuoco. Allora, io so che sono molto efficienti i controlli, per esempio, sull'abusivismo, diciamo, sulla vendita, diciamo, degli ambulanti. Non lo stesso mi pare che questo accada su altre categorie. E neanche forse, dico, però appunto quello che io registro è questo, che in alcune cose c'è una grande attenzione, che sono quelle anche più facili probabilmente, perché non appartengono a grossi nomi, non appartengono a circuiti che non vanno toccati, dico. Quindi dico, anche l'equità è un tema importante riguardo alla legalità e alle sanzioni e ai controlli, da cui sicuramente l'amministrazione potrebbe trarre, diciamo, i piani della pubblicità. Insomma, ci sono tanti aspetti su cui si può agire, dico, l'occupazione del suolo pubblico. Noi sappiamo bene che c'è un'evasione grande su questo. Assolutamente sì, i cittadini devono essere incivili, devono pagare, perché stanno creando dei danni mostruosi alla città, dal punto di vista d'immagine e dal punto di vista dei costi che questi comportano, perché ovviamente quando si crea traffico e così via, tanto per dire il parcheggio selvaggio che avviene normalmente, è una cosa orribilante, ma anche per dire, non tanto che crei traffico, a volte ci sono dei casi dove il parcheggio dietro il Teatro Massimo, sopra il marciapiede, in un teatro dei fra i più belli d'Europa, vedere tutta quella selva di macchine parcheggiata lì. Allora, gli incivili devono assolutamente pagare, sia quelli che non riescono e non vogliono, soprattutto non vogliono fare raccolta differenziata, sia quelli che parcheggiano in un determinato modo. Tutto questo deve assolutamente finire.